bentrovati ad un nuovo appuntamento con Smart Digital, i tutorial di altro consumo dedicati al mondo dell'innovazione. Oggi parliamo di ChatGPT, ovvero dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione e alla scrittura dei testi. ChatGPT è una tecnologia di intelligenza artificiale che elabora in modo autonomo testi imitando il linguaggio umano. Registrandosi sul sito chat.openai.com/chat si può chiedere a ChatGPT di scrivere di tutto: un biglietto di auguri, una lettera di licenziamento o un discorso di congratulazioni. ChatGPT viene allenata a fare questo attraverso un sistema chiamato Deep Learning, letteralmente apprendimento profondo. Viene in pratica fornita alla tecnologia un'enorme quantità di testo, il che garantisce a ChatGPT di generare risposte adeguate e completare le frasi in maniera appropriata. Facciamo un esempio. Chiedo a ChatGPT di scrivere 3 righe di auguri per il 50° compleanno di Paola, facendo riferimento alla felicità e alla famiglia. Una volta dato il comando, basta cliccare sul cursore al lato e ChatGPT ci dà subito un risultato. A primo impatto colpisce la correttezza formale, ma non dimentichiamo che i limiti non mancano. I dati di ChatGPT infatti sono stati aggiornati al 2021, il che rende questa tecnologia poco adatta a trattare temi di stretta attualità. Insomma, quando si utilizza ChatGPT è bene tenere a mente che per essere precisi bisogna comunque fare un ulteriore controllo alle informazioni che fornisce e non affidarsi al 100% all'intelligenza artificiale. Possiamo dire che il suo utilizzo oggi è quello di farsi aiutare in un compito che sapremmo fare da soli, ma che richiederebbe molto tempo. Sarebbe ideale, ad esempio, in ambito scolastico, per scrivere un riassunto per gli studenti o per preparare una lezione degli insegnanti. Fatto sta che con l'intelligenza artificiale applicata alla comprensione e alla scrittura dei testi si apre uno scenario tutto nuovo che in futuro andrà sicuramente regolamentato. Grazie per aver seguito Smart Digital, i nostri tutorial dedicati al mondo dell'innovazione, e non dimenticare di iscriverti al canale YouTube di Altro Consumo.